Benissimo, abbiamo iniziato per Paola. Ciao Monica. Ciao. Dimmi se sei già connessa. Dimmi come la vedi. Mi sta proponendo una cartolina anni 50 in cui c'è Babbo Natale su una slitta, paesaggio innevato. E mi mostra che Babbo Natale ha nella mano sinistra il classico dolce fatto a manico di ombrello bianco e rosso. Nella mano destra una pistola. Ok, Paola ti dà l'autorizzazione. Sì, facendo partire la slitta con Babbo Natale sopra. Ma lei è Babbo Natale, no? No, 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 no. Lei è quella che sta attivando questa immagine e quindi sta attivando anche la partenza di Babbo Natale. Ok, chi è Babbo Natale? Questa visione. Allora, Babbo Natale lo vedo in parte proprio babbo, ok? Legato proprio al papà. Questa figura che le manca da sempre. La cosa particolare è che stringe un dolce e un'arma contemporaneamente, perché è proprio un po' la dualità in cui vive Paola. Lei comunque è una donna dolce e generosa. Però allo stesso tempo è una donna molto combattiva e ha preso queste caratteristiche, dal padre. Va bene, vibrazione di Paola. 29 miliardi. Consapevolezza. 162%. L'attuale livello della sua anima rispetto al suo spirito. PS. PS 45. Le vite. 1718. Cervello. 9.2. Ok, con un cenno della testa, Paola, perdonami, posso dire la tua regione? Ok, Sardegna. Ha avuto altre vite in Sardegna, Paola, tra queste 1700? Sì, mi fa vedere però legata a un culto esoterico, disincarnati. Ecco, molto in contatto con i disincarnati. Ma che periodo? Due vite un po' simili, una tipo nel 1700 e una a fine 1800. Cos'era una cabadora? Tipo sì. Però la cabadora è quella che pratica l'eutanasia, non è proprio una spiritista. È una sorta di accompagnamento comunque dei defunti, ecco, che poi lo vogliamo vedere su un piano materiale o su un piano spirituale, sono due livelli, no? Due volte l'ha fatto. Sì. Interferenze eteriche. Un leone, un cervo e un grigio, un 3DL. Chi è il cervo? Allora, il cervo qui me lo dà legato al secondo universo, no? Nella Bibbia. Il cervo rappresenta Cristo che sconfigge il serpente come demone. In realtà io li vedo abbastanza identificati. Uguali. Ok, sì, esatto. Pertanto, cervo, come demone del secondo universo. Mentali.
Allora, sono tre che poi potrebbero essere due, però lei me le distingue in tre. La prima è copia originalità, copia barra originalità. E le altre due, che potrebbero essere un'unica sola, fatte così con la barra, come questa prima, invece me le distingue e mi mette morigeratezza e filantropia. Sono due diverse. Eh sì, che poi potrebbero essere comunque due facce della stessa medaglia, però lei me le distingue qua, sì. Ma hanno due livelli diversi. Quali? Hanno due livelli leggermente diversi, sì. Allora, copia originalità mi ha dato 4. E dunque, 2 morigeratezza, 3 filantropia. E a volte si scambiano, diventa l'inverso. Va bene, non lo facciamo mai, lo facciamo subito. Chiamiamo il padre disincarnato. Mancato quando lei aveva 1 anno e mezzo, tuttavia lei ha dei ricordi con lui. 54 anni. Mi viene sotto forma di scheletro perché è come se mi volesse far vedere in maniera più chiara la deformazione articolare delle mani, per esempio. In questo momento mi mette l'attenzione sulle mani. Lui, che aveva tanto bisogno delle mani, si è poi ritrovato con questa tipo di patologia. L'artrosi deformante. Me lo mostra anche un pochino, sempre in versione scheletro, un pochino, un po' ingobbito, tutto avvolto dal fumo, no? In una fitta cortina di fumo. Ok, causa esoterica della sua prematura morte, al di là delle dei vizi. Ma mi dà questa morte iniziata prima della sua morte, perché me lo dà così versione scheletro già alcuni anni prima, come se fosse morto in parte già nella vita, diciamo così, no? Perché? Adesso vedi, mi dà una cosa che avevo visto all'inizio mentre noi parlavamo dei punti, no? Che mi dà padre università, come se di fatto questo uomo, sì, da un lato sentiva di fare quello che ha fatto, ok, quel tipo di lavoro che ha fatto, dall'altro lato è come se ci fosse un aspetto di sé che l'avrebbe portato proprio altrove, ed è come se lui una serie di caratteristiche sue le ha passate alla figlia, tra cui anche la voglia di andare avanti nella conoscenza. Ma lì in quel momento per lui ciò non era proprio possibile, e per il ruolo che aveva, e per i tempi che correvano. Quindi è come se gli fosse anche un po' pesato. Cioè, più passava il tempo, più sentiva il richiamo di una cosa che non poteva soddisfare. Chiamiamo la mamma. La madre me la dà abbastanza proprio tradizionale, cioè perfettamente inquadrata in quell'epoca e in quella cultura, con tutte le caratteristiche che doveva avere una donna di quei tempi: casa, religione, accudimento, regola. Tutti i parenti di Paola. Ha Ecco, secondo me Paola, in virtù delle sue vite precedenti, ha proprio un rapporto un po' privilegiato con i disincarnati.
Tanto è vero che è come se Milly togliesse da sottoterra non solo i suoi parenti, ma anche altri disincarnati. E mi fa vedere una Sardegna molto sotterranea, molto cimiteriale, con degli strati profondi. E in questi strati profondi mi fa vedere proprio dei cunicoli in cui ci sono diverse ossa. E lei riesce ad attrarre verso il portale questi, che erano proprio anche dormienti. Pazzesco. Grazie a queste sue vecchie vite e a delle sue capacità. Sì, che tuttora esprime in parte in questa vita attuale, sì. Le faccia vedere in eterico queste sue proprietà, le faccia questo lavoro prima per tutta la Sardegna e poi per tutta l'Italia. I dormienti, i disincarnati dormienti, come li vedi? Questi in special modo che lei mi ha fatto vedere in Sardegna, me li ha fatti vedere come dormienti perché sotterrati molto più in profondità rispetto a dove generalmente si sotterrano i cadaveri, come proprio dimenticati, dei cadaveri che sono lì nascosti anche perché non si vuole che si sappia l'esistenza. Ma stiamo parlando di cadaveri anche di tanti secoli fa o? Secoli, sì, alcuni secoli fa, sì, anche 2 o 3 secoli fa, ma non tantissimo più indietro. Quindi omicidi, fosse comuni, Sì. guerre passate, fino ad arrivare anche a quando risale la morte del più antico di questi che va a scovare Paola? Ma io vedo che lei si ferma lì, nelle sue vite, dove appunto contattava i disincarnati. Per cui io lo vedo fino al 1500, 1600, così. Numero totale in Sardegna? Ce n'è parecchi sotto, eh. Mi dà 7.100. Se si facessero scavi, ne verrebbero fuori tanti. Beh, ma li può fare. Ah, beh, scavi Archeologici, logici. diciamo. E tutta l'Italia, facciamoglielo fare anche tutta in Italia, in velocità, ovviamente, il tempo non esiste, l'ha già fatto. Quanti ne invita nel portale Aureo? Le convince, ne convince ad Centrata andare? tantissimo nel centro Italia, Dove? Lazio, Umbria, molto Umbria anche. Vabbè, Lazio mi pare scontato. Qualcosa anche in Toscana abbastanza. E qui però invece è andata più indietro nei tempi. Antichi romani. Tante ossa di piccole, piccoline, dove mi fa vedere sia ossa piccoline di bambini, sia ossa piccoline perché c'era una struttura fisica diversa. E quindi erano proprio più piccolini, più bassi, più minuti. Totale numero. Perché adesso me lo faceva vedere crescere nell'ordine dei 18.000. Una spirit hunter, una cacciatrice di spiriti, Paola. È interessante questa cosa, eh? Sì, perché è come se dovesse Insolita. la loro stima, fiducia. Va bene, tutti nel portale Aureo. E la sorella presente di fronte a noi. L'ho vista molto diversa da lei. In che termini? Non so. Come scelte di vita, come consapevolezza.
sorelle non sorelle, ecco, diciamo così. Sorelle diverse. Sì. Messaggio della sorella a Paola. A volte mi sono sentita un po' tua mamma, a volte forse mi sono sentita un po' come la mamma. Non credo di averti capito fino in fondo in vita. Ti ringrazio molto di questa opportunità. Non immaginavo che me l'avresti data tu. Messaggio della mamma. Mi dà molto l'accudimento di lei rispetto alla mamma. Non so se questa sorella l'ha accudita la Sì. mamma. Ah. Ah, ecco, proprio No, un'identificazione. sì, ma Scusami. ha accudito la sorella minore perché la mamma, boh, lavorava, era impegnata lì. Sì, lei è proprio di accudimento, accudimento per tutti, questa donna morta ormai, no? Proprio mamma, cioè sorella mamma, però me la fa vedere anche come, oltre che mamma di Paola, anche mamma di mamma. Ecco, come se in qualche modo accudisse anche la madre. Diamole una vicca alla sorella. Vediamo cosa fa. È come se si sveglia, le arriva tipo una secchiata di acqua gelida in faccia ed è come se si rendesse conto che non ha vissuto la sua vita personale, no? Questa entità mentale che ho visto in Paola, che è filantropia, quindi la dedizione agli altri più che a se stessa, vedo che ce l'aveva molto di più la sorella. Okay, quindi di non sapere neanche se stessa chi è per dedicarsi agli altri. In Paola ha un significato un po' diverso, però di base c'è. A volte essere più accudente e generosa con gli altri e morigerata, moderata con se stessa. È un po' una roba di famiglia. Messaggio della mamma. Ah, ma guarda te, non so, mi fa vedere che fa il bagnetto a Paola quando era piccola, no? Come se cioè, non so, è stata la sua vita, è stata la vita di questa donna, no? L'accudimento, per cui mi fa vedere questi momenti. Lo sai che mi sono spesa tantissimo per tutti voi. Ho faticato tanto per tutti voi. Ho cercato di darvi la migliore educazione che io potessi. Non rimpiangere nulla di quello che è stato. Ti voglio tanto, tanto bene. Vic anche alla mamma. Non so, me la fa. Allora, mentre l'avevo vista prima un po' affaticata, quasi con i calli alle mani. Non so come dirti, con gli occhi segnati dalla fatica, adesso me la fa vedere che si è raddrizzata orgogliosa di alcune scelte che ha fatto rispetto alla figlia, che poi me le fa vedere come se sono scelte della madre e della sorella, anche lei defunta, per Paola, no? Riguardo al fatto appunto di non cinivaccarla fin da piccola. Con orgoglio, però la madre mostra questa scelta con orgoglio. Ho fatto una cosa importante per te e tu adesso ne stai facendo una importantissima per Messaggio del padre. me. Ah, vedi, quando non sei soddisfatto del tutto delle tue scelte, della tua vita, e il corpo risponde, dice. Lo Mi fa dice se vedere stesso. sì. A se stesso e alla figlia che ha sviluppato la sua stessa patologia. Qual è il significato di questa artrite deformante?
È un rimprovero che è soprattutto verso se stessi. Potevi scegliere questo, potevi fare quest'altro, un rimpianto anche. Ah, ma se avessi fatto quella cosa lì? Quindi dolersi le mani, no? Sfregarsi come sto facendo adesso, ma se avessi fatto quella cosa, ci picchia così, no? Toccarsi le dita, torturarsi le dita. E che a un certo punto questo rimprovero e questo rammarico diventa una rigidità, perché entri in quel loop lì di pensieri, che è sempre lo stesso, come un disco interrotto. E quando ricalchi sempre gli stessi pensieri, la mente è rigida e pure il corpo lo è rigido. Vicca al padre. Mi ritorna carne, perché prima era solamente sotto forma di scheletro, e vedo che si sgranchisce le mani, le apre e le chiude ritmicamente, no? Sorprendendosi, del fatto di sentirsi così libero, no? Nel muovere le mani. Lo vedo sorridente, stupito, mi fa vedere anche, sai, le ginocchia, le spalle, che sta cercando di sgranchire un po' in generale le sue articolazioni, ecco, lo vedo sorpreso di poterle muovere così senza dolore. E vedo che mentre fa questi movimenti per sgranchirsi, guarda Paola, Paola che ha gli occhi umidi. Va bene, non lo facciamo mai, ma lo facciamo adesso. Paola ha una particolare predisposizione per i disincarnati. Ha toccato il padre l'ultima volta quando aveva 1 anno e mezzo. Che si abbraccino, che usi il padre queste mani. Accoglilo. La prende in braccio, la solleva da sotto le ascelle, come potesse essere, sai, una bambina ancora. E se l'abbraccia così forte, vedo che Paola si avvinghia al padre, come se questa mancanza che lei ha sentito da sempre, in questo momento, non ci fosse. Una lunghissima mancanza, che adesso vive questo momento di pausa. Vedo molta completezza, riempimento in questo abbraccio. C'è Come tanta vedi l'energia? infinità tra loro due, Come? c'è tanta infinità tra il padre e lei. Molta somiglianza anche. Come vedi Forse anche l'energia? fisica. Come? Forse anche? Fisica. E qua me lo fa vedere per esempio all'interno di un cuore, cioè loro due che in questo abbraccio creano un campo energetico che parte da loro e tutto intorno a loro, che ha fondamentalmente la forma di un cuore, che vedo che parte rosa, diventa violetto e poi anche giallo. Ok, è ora di salutarci. Il padre dice: adesso ci salutiamo e vado nel portale aureo, però questo cuore di unione nostra rimarrà per sempre. E mi fa vedere che lui con grande delicatezza e dolcezza, si stacca dall'abbraccio e si avvia verso il portale aureo. La madre, la sorella. La madre si sposta così in maniera anche un pochettino più composta, e ovviamente la sorella è al fianco della madre. Sono a braccetto. E, no, la sorella è proprio accanto, vicina, stretta alla madre. Spalla quasi contro spalla, ecco. Ah, non a braccetto come le donne. Ok. No, lo E stesso colore. lo chiudiamo. Sì, perché nel frattempo tutti gli altri disincarnati che abbiamo trovato in tutta Italia erano già entrati. Sono anche aumentati.
No, direi di no. Dicevi? Vedo che cioè Paola è davanti al portale aureo che saluta, che dà gli ultimi saluti, e io la vedo sorridente, felice, senza quel peso che poteva provare prima di distacco, di mancanza. Commossa ma felice. Va bene, vediamo alcuni fatti. Ricorda, non ricorda se è un sogno, un dormiveglia o cosa, ricorda una voce che dice si sta svegliando, si sta risvegliando, cioè si sta rendendo conto di come stanno le cose, non si sta svegliando dal sonno. Cosa è successo? Io la vedo che lei mescola dei ricordi di tre ordini. Un ordine prenatale, quindi prima della nascita, ricordi del livello, quindi prima della nascita, ricordi del livello dopo la nascita e ricordi del livello incarnazione. Sulla Terra. Questo di che livello è? Di fatto io vedo che non riesce ad avere un ricordo puro e nitido, netto dell'incarnazione, ok? Quindi è mescolato agli altri due livelli, però questo ricordo ha a che fare anche con quel momento e quel livello lì. Chi dice si sta svegliando? È un po' difficile da dire chi lo dice. È la coscienza una. La sorgente, quindi non un'entità, un'interferenza. Sorgente, in questo caso la sorgente. Ok, causa esoterica o comunque cosa succede nella Obe, nella esperienza fuori dal corpo? Ne ha fatta una sola, l'ha spaventata molto il ritorno perché il corpo era freddo e non l'ha mai più fatta per questo. È entrata ha iniziato a fare questa esperienza mettendo le braccia sul petto a X e incrociando anche le gambe. Allora, il fatto è questo, che lei indubbiamente ha delle qualità e dei poteri notevoli, ok? In virtù di questo, in questa specifica occasione, io vedo che c'è stata l'interferenza di un'entità, perché continua a comparirmi il volto, per esempio, di questo grigio, sfruttando proprio questa sua propensione. Per dell'andare anche in altre dimensioni e misurare se stessa come essere umano a diversi livelli, no? Non solo a quello pratico che conosciamo noi quotidiano, ok? E vedo che l'hanno usata un pochettino in quel momento come specchietto per le allodole, quella pratica lì, per farle un abduction. È per quello che lei si è spaventata tanto. Ah, quante sono Perché quelle che ha subito? Sì, dimmi. lei aveva capito. Ad un certo livello lei ha capito che quell'esperienza lì, no, non fatta così, non la stava più gestendo lei. Quante ne ha subite nella sua vita? No, non molte. Infatti questa qui comunque non è andata a buon fine, no? Però vedo che ce ne sono state diverse di tentate abduction, anche perché chiaramente lei è un soggetto interessante, no? Da analizzare e da condizionare, da manipolare. Ok, ha la sensazione che qualcuno la aiuti, non le dica niente di speciale, tipo vai avanti, va bene così, anzi quasi la rincuori. Interferenza o PS?
Dipende dai momenti. A volte è la parte più profonda di lei che effettivamente la vuole incoraggiare nonostante tutto il contesto in cui vive sia molto diverso da lei, sia molto più arretrato a livello di consapevolezza rispetto a lei. È un modo proprio per spronarla ad andare avanti in quella direzione. Altre volte invece vedo che è l'interferenza del leone, che può, perché in alcuni momenti lei è come su un precipizio, perché a volte attribuisce questa qualità a qualcuno di esterno a lei, ok? Infatti lei ha detto, mi sento come aiutata. E percepisce questo aiuto esterno, questa voce di incoraggiamento all'esterno. Altre volte invece sente che appartiene a se stessa. E quando l'aiuto viene dall'esterno, che è l'aiuto apparente da parte del leone, lì è proprio il modo affinché la sua riconoscenza, gratitudine e filantropia offra energia all'entità. Ok, è una guaritrice, lei usa le mani e guarisce le persone o gli animali. Allora, lei è una guaritrice perché ha scoperto che questo è assolutamente nelle possibilità dell'essere umano. Ed è una guaritrice. Allora, è vero che lei ha proprio un campo vibrazionale, è bello. È bello. L'energia che lei emana è bella. Ed è come appunto se creasse una sorta di riparazione e di abbellimento di ciò che si sta disfacendo, oppure di ciò che è infiammato, lo sfiamma. E lo ricuce, tra virgolette, no? Che vedi, poi alla fine le entità mentali hanno sempre una doppia valenza, perché da un lato possono fungere da ostacolo, ma dall'altro da grande opportunità. Perché lei nella sua entità mentale filantropia, da un lato è vero che tende a dare molto agli altri e meno a se stessa, però dall'altro questo è un ottimo spunto per realizzare delle qualità che lei ha. E infatti vedo che queste qualità che lei ha, però, è come se le mettesse di più a disposizione degli altri che di se stessa. Potrebbe un po' bilanciare questa roba qua. Diciamo che potrebbe usare le sue mani guaritrici su se stessa. Eh sì, perché lei si prende cura di se stessa molto meno che degli altri. Esempio, per curare le sue allergie Sì, assolutamente. alimentari ai pollini, causa Sì. esoterica 77 della insorgenza delle allergie al lievito chimico, detto anche miglioratore nella panificazione, insorto appunto al settimo mese di gravidanza del settimo figlio e ultimo figlio. Tra l'altro viene fuori una frase che è questa: Paola è una bella gatta da pelare, e legato al gatto le sette vite dei gatti, no? Quindi questo sette che si. Come sette mi dà anche set. Set-TH, Ah, 7th, ok. ok? Quindi proprio questa interferenza del secondo universo, ok? Proprio perché Paola è proprio una bella gatta da pelare, non è un soggetto facile da interferire, ok? È una creatura molto potente, oltretutto un grosso problema, lei non è stata cinivaccata da bambina, come invece è la stragrande maggioranza dei bambini. Quindi anche quello è un elemento che fa di lei una persona non facilmente manipolabile. Quindi sono riusciti a creare questa specie di combinazione numerica, perché comunque
il secondo universo, vabbè, ma in generale la Matrix, comunque, parliamo del secondo universo, gioca molto con i numeri, ok? Che hanno comunque un valore esoterico, energetico molto importante. E quindi i sette sono settimo figlio, settimo mese, set. Ok? Quindi come l'intervento del secondo universo che si giocava questa ultima carta, chiamiamola così, in questo modo qua. Nel momento in cui lei era in gravidanza, si è intrufolato donandole, tra virgolette, questa allergia qua. Adesso setta non c'è più. Ok, Però è sotto forma di cervo, cioè in chiamiamolo questo comunque. universo c'è. Uniamolo al cervo 7. Causa esoterica dell'allergia ai pollini e alimentare e a questo miglioratore, lievito chimico e non ad altro. Non è che si possa far molto contro di lei. Quindi ovviamente due allergie anche abbastanza aggirabili, ok? Lei le può aggirare tranquillamente, perché l'allergia al lievito chimico lei la aggira acquistando un altro tipo di pane. Tra l'altro vedo che lo potrebbe fare lei, il lievito madre, e fare lei il pane. Anche perché quel pane sarebbe proprio dinamizzato con la sua energia. E vedo che proprio lì nessun tipo di problema, nessun tipo di manifestazione. Anzi, vedo che la porterebbe anche un po' a sgonfiarsi. La questione dei pollini, che invece appunto è insorta nel settimo mese, è tra virgolette un po' più insidiosa. L'ha beccata in un momento tra virgolette delicato, ok? Comunque di stanchezza, perché lei era al settimo mese e sinceramente non vedeva l'ora di tirarlo fuori, ok? Sto bambino. E quindi è stato più facile, ok? Inserirgli questo. Lei un pochino le vibrazioni lì le aveva abbassate. E gli ha inserito proprio questa del polline, che è quasi una contraddizione rispetto all'ambiente in cui vive. Perché sì, è vero che lei vive in un paese non proprio direttamente a contatto con la natura, però oggettivamente la natura è lì a due passi ed è tutta intorno, ecco. Quindi a crearle Certo. comunque una bella seccatura. Per quello che è nelle possibilità, ecco, quello che si può fare contro di lei. Causa esoterica di non essere mai stata cinivaccata. No, l'anima ha fatto questa scelta qui. L'anima ha fatto questa scelta qui di non essere, il cinivac è una grandissima interferenza ed è un aggancio per tutte le altre interferenze, ok? È un'interferenza di tipo fisico, ma anche proprio di tipo psicologico, energetico. Lei ha proprio scelto invece di essere libera, ma in questo, però in questa difficoltà, perché se da un lato è stato un privilegio, dall'altra invece è stato un aspetto negativo della sua vita. Infatti la vedi anche nell'entità mentale, copia originalità, perché a volte lei può aver desiderato essere una copia, cioè una persona come tante, quindi anche lei cinivaccata per partecipare di tutte le attività, anche scolastiche come gli altri, però dall'altra c'è la volontà di essere originale, quindi essere autentica, essere se stessa, come se questo avesse un prezzo, e lo ha perché nella Matrix ce l'ha. Essere originali, essere se stessi nella Matrix ha un prezzo. Che io pagherei e pago molto volentieri. Non chiamerei neanche prezzo, è una sfida, una challenge. Causa esoterica di non essere andata a scuola come tutti, ma aver fatto studi privati. È questo, comunque una sua sfida che
con cui lei ha voluto misurarsi. L'essere originale, cioè anche originale nel senso anche un po' di origine, okay? Riflettere la sua origine. E per origine intendo la sorgente, non intendo la famiglia di origine. Nel momento in cui lei ha scelto di essere il più vicina possibile alla sua essenza, okay? Alla sua origine, alla sorgente, nella Matrix, ho dovuto fare questa scelta perché. Più il corpo è ripulito dai CiniVac che contengono un sacco di metalli, più ovviamente vedo che anche la ghiandola pineale è meno ossidata, ecco, meno cristallizzata. Lei la vedo proprio ben irrorata la sua ghiandola pineale, la vedo proprio come se fosse nella sorgente, intesa come sorgente d'acqua, ecco, bagnata nell'acqua la sua ghiandola pineale. Ha voluto rimanere sveglia, originale. Ok, a 12 anni ha un dolore all'ovaio destro, è come se in qualche modo volesse capire, volesse fare una promessa a se stessa per non avere più questo ovaio e sente una sensazione, una voce, prometti di avere tanti figli e non avrai più questo dolore. Lei accetta, lei propone 10 figli, non così tanti, ma tanti figli e saranno 7. Che Allora, io cosa succede? lì ho visto un bivio. A quell'età lì, che poi alla fine era una preadolescenza, lei è come se avesse visto un bivio, seguire la sua originalità o la sua copia, ok? L'essere copia, l'essere come tanti, avere un certo tipo di percorso. E ho visto che lei, c'è stato un momento in cui, in quella che è un'età pienamente scolare, avrebbe voluto, impegnarsi negli studi. Se lei avesse scelto quella strada e l'avrebbe trovata per poter andare sempre più avanti con gli studi, non avrebbe avuto una famiglia. L'altra strada, che è quella della copia, che è quella dell'essere un elemento come tanti altri, implicava l'avere una famiglia. Qui vedo che è intervenuta un'entità, ma comunque ricordiamo che è stata la sua PS a metterla davanti a un bivio, ok? Quindi l'entità non è che una cosa esterna a lei, e la vedo ancora nel secondo universo. Che gli ha provocato questo dolore per dire: Ok, davanti al dolore, cosa fai? Sei ancora in grado di sostenere quella scelta là dell'autonomia, dell'indipendenza, dell'originalità? O ti conformi? Perché, ok, da certi punti di vista non ti posso conformare, ma da altri sì, tenerti legata ad una famiglia e quindi a un certo tipo di vita. Infatti mi fa vedere in parallelo queste due, proprio come se fossero, guarda, le corna del cervo che io ho visto all'inizio, no? Come se un corno è rappresentato da lei che studia e vedo che diventa docente universitaria, l'altro è dove lei diventa bidella. Famiglia, tanti figli, bidella. Una questione di scelte Sì. Sì, sue. sì, sì. Ma la voce di chi era, però? Di un'entità del secondo universo. Secondo universo, ok. Chi era sempre il cervo o Seth o altri? Era tipo un tirapiedi di Seth. Infatti poi dopo vedi che si è ripresentato Seth nella gravidanza, che è legato proprio ai figli, vedo. Va bene, causa esoterica della simpatia momentanea e poi abbandonata per i testimoni di Geova. Sì, il secondo universo ha più volte appunto cercato di insinuarsi nella sua vita, per poterla interferire. Lei, anche se, vedi, lei ha queste incursioni nella vita copia, nella vita conforme, nella vita, tra virgolette, della massa e della
tendenza che ha tutta la sua regione, ok? E quindi continuamente lei incappa in queste esperienze, va bene? Quindi poca scuola, poca scolarità, famiglia numerosa e ovviamente molto impegnativa che l'assorbe, e a un certo punto, in un'epoca abbastanza recente dove lei si era liberata dalla famiglia, liberata cioè nel senso come impegni, che era più libera, arriva quest'altra insinuarsi del secondo universo, che è l'esperienza possibile dei testimoni di Geova, che l'avrebbe di nuovo limitata. Ma lei... numero... okay. Lei ha detto di no. Numero 5, 54 anni, la morte del padre, area 51, adesso la vediamo, anni 50. Perché il 5? Perché questi anni 50? Me lo chiedo dall'inizio, perché questo 5 l'ho visto tante volte. Adesso mi fa vedere lei, allora, svestita, con le gambe divaricate, le braccia anche un poco divaricate. Unisci i punti, testa, le due mani, i due piedi e viene fuori un pentagono, ok? Quindi lei che disegna un pentagono e poi il pentagono me lo fa vedere, come si dice, inscritto in un cerchio. Ma non so, è come se mi desse questa idea di 5, poi mi dice i 5 sensi. La stella 5 punte, il pentacolo. Se vogliamo, il pentagono è quello che si forma dentro. Fammi capire se dico una cazzata, no, è giusto. È quello che si forma dentro la stella disegnata con un unico tratto di penna. E quindi di nuovo è come se fosse una doppia valenza. È come se da un lato potesse trattarsi di rimanere circoscritta in questa dimensione e pertanto limitata dai cinque sensi, limitata come tutti quanti, no? Dalle interferenze, da questa dimensione. Ma dall'altro invece la possibilità proprio di uscire da tutto questo, di andare oltre tutto questo, cioè la comprensione che cioè un po' cioè che, Madonna, allora che non è lei a stare nel mondo, ma è il mondo che sta dentro di lei. Non so, oltre non riesco ad andare a vedere. Area 51, va bene così. Area 51, c'è cioè questo 5 che poi magari chi lo sa, in qualche altra sessione verrà fuori maggiormente questo 5, il significato del 5, perché questo 5? In generale, non nel caso di Paola, dici? Nel caso di... allora, Paola lo riporta così tanto perché evidentemente questo 5 ha un significato molto profondo. E siccome appunto lei è una creatura molto dotata, ovviamente lo porta in evidenza il 5. Ci porti al significato profondo del 5? Lei? Non so, perché adesso mi fa vedere anche il Pentagono in America. Il pentagramma. Allora, c'è forse una correlazione con un argomento a me, che sta a me a cuore. Prima nell'esposizione dei punti abbiamo parlato dei contadini, della situazione che vivono i contadini e gli allevatori in Sardegna, ma anche in tutto il mondo. L'intento sostanzialmente è quello che è stato già fatto per le sementi da Monsanto, no? Togliere la proprietà privata a tutti in modo che l'alimentazione sia nelle mani di pochi e quindi si mangino quello che dicono loro, prodotti sintetici, insetti. Insetti, ok. Quindi non abbiamo più la terra non è più nostra, esproprio.
è stato deciso l'esproprio nel 2000 X, 23, 24, 25, già in Olanda, che è questa apripista. Ovviamente non esiste un unico futuro e anche se loro vorrebbero imporre questo, è uno dei futuri possibili. Io non vedo che si Quando realizzerà. tutto questo finirà, diceva Paola, beh, lo facciamo finire noi, con la nostra consapevolezza, se no non c'è esperienza. Il motivo per cui c'è questa cosa è per avere l'esperienza. Reazione, eliminazione. Quindi chiamiamo tutti quelli che vogliono partecipare a questo lavoro, tutti quelli che conoscono cos'è un ad aeternum o potrebbero saperlo fare da soli, in tutto il mondo. Mi viene la partecipazione dell'Africa, che Benissimo. ha voglia di Africa. far rifiorire, rendere di nuovo rigogliosa la sua terra. La prima della fila è Paola. Pulita, sveglia, con Sì, una molto. testa tanta, che fa la bidella, ma con una testa tanta, senza Cinivac nel sangue. Ah, mi stavo sbagliando. È colpa tua, Monica, comunque, se mi fossi sbagliato, sarebbe stata colpa tua sicuramente. Per Natale, Monica, un bel paio d'orecchie d'asino per andare dietro alla lavagna. Mazza, se le trovo te le mando. Vai, vediamo come fa un ad aeternum. Paola, per la sua casa e per il posto in cui lavorano i componenti della sua famiglia. È come se lanciasse dei dischi, dei boomerang. E tra l'altro lo fa in gran quantità. Già nell'apertura delle mani, che lei ha queste mani molto potenti, già solo in un'unica mano, per esempio adesso mi mostra la mano destra, lei apre il palmo della mano destra e già io vedo questa specie di frisbee, ad aeternum. E lei è proprio in grado di lanciarlo, come lancia, si lancia un frisbee, e vedo che riesce a lanciarlo in un raggio breve e anche in un raggio molto lungo. Insomma, lanciarlo in Scandinavia. Benissimo, ho un'idea. Chiediamo a uno degli animali di Paola, a una pecora, di creare un ad aeternum per se stessa. Sì. La pecora? È eterico. Vediamo se l'eterico crea una bolla di energia, in modo da diventare pecora intoccabile e non interferibile. Io quello che vedo è che questa pecora ha compreso il messaggio che tu gli dici e va con il muso a sbattere, appoggia il muso Ha dandogli delle dei pugni, musate? si dà delle musate, esatto, verso le gambe di Paola. A che pro? Insegnami? No. Mi puoi rendere partecipe di questo ad aeternum? Però non vedo la creazione da parte della pecora dell'ad La aeternum. vuole portare, lo vuole portare un ad aeternum, ma adesso non sa crearlo, non lo può creare. Esatto. Nessuna pecora può creare un ad aeternum. E cioè io non lo vedo. Lo può portare su di sé, con Sì, accettandolo. questo sì. Sì. Va bene. E mettiamone uno in ogni pecora al mondo, in ogni mucca, in ogni capra, in ogni maiale, in ogni pollo, in ogni tacchino, in ogni animale di allevamento. Sì, adesso Paola va da ogni padrone dell'animale, gli insegna o le insegna a fare un ad aeternum. E ogni padrone ne mette uno in ogni animale, in ogni fattoria, in Beh, ogni campo, in ogni insomma, semente. Dimmi. non so se dirlo. Dimmi. Non so perché sono arrivati alcuni macelli. E non vedo che questi responsabili, barra proprietari dei macelli, abbiano voglia di questo.
Ma gli allevatori? Perché nei macelli si Cioè, portano. allora, non so, vedo un panorama molto variegato in questo. Alcuni assolutamente sì, che hanno una forte connessione con la terra e con i loro animali. Altri invece che vedono gli animali come come un oggetto Una quasi da merce. sfruttare. Sì, esatto. E allora lì c'è un diniego. No, no. Ok, quanti sono quelli che esprimono un diniego in percentuale? Allora, viene il 35%, ma non riesco a capire se il 35% credo che sia il sì al momento. Quindi sono pronti all'esproprio, coatto. Non l'hanno mica capito questo. Beh, adesso lo capiscono con la VIC che offriamo loro. Mancano proprio dei pezzi. Abbiamo parecchio potere perché questa cosa interferisce anche noi. Quindi lo dobbiamo imporre la VIC. L'ignoranza non è più permessa. Le cose vanno sapute, anche in eterico. Poi ognuno decide come vuole. Vabbè, molti di loro ci lasceranno, quindi saranno un problema relativo, eh? Cioè, Causacini. oziani. Cioè che l'origine è quella che poi però attrae anche tutta una serie, io vedo, al di là del discorso malattie, è come se proprio attraesse degli eventi anche. Sai? Come un po'. Boh, non so. Va bene, pioggia di ad eternum ovunque. Iniziamo dalla Sardegna. Contadini, ogni semente, ogni campo, a rete, ogni allevatore, ogni animale, ogni ad eternum è correlato da una VIC. Informazione, questo è quello che un sistema che non ce la farà vuole fare. È così? Vi interessa? Con A tutte le moltissimo. conseguenze? Bene, con tutte le conseguenze però. Quindi che siano presenti anche le conseguenze. Non mi compro la villa, mi compro la macchina, ma questo comporterà delle conseguenze sulle persone, anche correlate a loro, parenti, amici, figli. Non è, lo dice qualcun altro in altre occasioni, ma. Questo contiene la VIC, tutta l'informazione, senza sconti. Infatti. Pioggia in Olanda, pioggia ovunque. Pioggia al Pentagono, visto che hai visto il Pentagono, è lì che si prendono queste decisioni. Questa è molto importante questa fase, Certo. perché l'alimentazione, il cibo è vitale. Vitale. Dei dissidenti ci sono anche lì comunque, eh? Anche nel Pentagono. Che vedo che proprio tendono le mani in alto verso questa pioggia, proprio che diventa quasi pioggia fisica di Ad Aeternum. Quasi come dire finalmente. Bene, questa pioggia non è che adesso io la chiudo, questa pioggia va avanti, ad Eh sì. aeternum, per sempre. Ed ogni animale diventa vettore di un ad aeternum, si organizza. Organizzeurum. Sembra quasi essersi creata la fattoria degli animali, sai, proprio la rivolta degli animali. Molto orwelliana come cosa.
come vedi Paola in tutto questo? Come si muove? Cosa fa? Allora, lei ha partecipato molto lanciando questi frisbee ad eternum, però ho visto che poi quando hai fatto fare in quest'ultima fase agli animali, lei si è seduta a guardare. Perché? Come fiducia. Fiducia proprio nella compenetrazione tra il regno umano e il regno animale, la possibilità proprio che questi due regni hanno di completarsi a vicenda, di comprendersi anche in una certa misura, ok? Di convivere in maniera diversa rispetto a come è stato fino ad ora. Va bene, la Paola guaritrice oggi ha fatto parecchie cose. Direi proprio di sì. Vuole completare il lavoro al cluster per se stessa? Sì, mi ha condotto in una specie di bosco, diciamo, dove c'erano dei funghi velenosi. Non Sono i tutti, contratti. velenosi, sì, esatto, vari funghi, no? Tra cui alcuni appunto velenosi. Sì, Li toglie. sono questi contratti, sì. Proprio come, ecco, nell'aver capito che è un gioco, invece che raccoglierli singolarmente, arrotola il tappeto d'erba su cui sono piantati i funghi, quindi arrotola questo tappeto e il tappeto lo lancia nel portale definitivo. Metta un ad eternum anche qua, ormai li sa fare. Sì, vedo che proprio dalle mani che sono unite le apre, adesso sono accostate l'una all'altra e nasce così spontaneamente l'ad eternum, senza grande fatica, senza grande concentrazione. Poi soffia sull'ad eternum e si appoggia al portale definitivo e si appoggia a lì dove c'era prima il cluster. Benissimo. Avatar. Allora, non lo vedo più tanto definito, ecco, lo vedo come sbiadito, scolorito, messo in candeggina. Via. E anche qui la sua creazione. Sì, ha soffiato, anche qua di nuovo, ha soffiato per portare l'ad eternum qui. Le vedo determinazione e delicatezza contemporaneamente. Benissimo. C'è ancora Babbo Natale con la pistola e il lecca-lecca a forma di manico d'ombrello. No. Sono ancora le interferenze eteriche e mentali. No, no, no. Sono ancora le abduction che ha subito. No. Gli impianti. No, non ci sono più. Bene. Nome della PS. Carmencita. Nome della PE. Caballero. Proprio perfette, maschio o femmina. Nuova frequenza. 812 miliardi. Ah, 812. Stiamo parlando di roba tosta qua, eh? Consapevolezza, 812. Mazza. Sì, 812 miliardi la vibrazione, sì. 322% più o meno. PS 322. 56. Vite.
709. Molto meno della metà. Tutte cose che capitano molto raramente queste. Cervello. No, allora aspetta un attimo, perché 17, no. Tipo. Eh no, perché come cifra mi è venuta 21, però aspetta. Allora, 17 sì, hai ragione, però mi viene anche 21. Con picchi di 21. Cosa può fare con questi numeri? Mi fa vedere che è importante questo spostamento dagli altri a se stessa. Allora, vedo che lei provando a fare su se stessa quello che fa sugli altri la porterà a scoprire maggiormente anche, chiamiamole, nuove tecniche, nuove modalità, nuove possibilità di espressione delle sue capacità. È come se fosse un crescendo. Più lei fa su di sé questo, più acquisisce consapevolezza, dimestichezza, pratica, e poi lo può anche portare fuori. E l'invito effettivamente è quello anche di stare in mezzo agli animali. Perché è come se ci fosse una trasmissione, perché comunque gli animali le possono dare qualcosa, perché hanno questa parte eterica che comunque è parzialmente anche diversa dalla nostra, arricchente noi. Quindi come se lei ricevesse attraverso gli animali delle informazioni relative alla natura, e questo va a potenziare ulteriormente la sua consapevolezza e la sua capacità di realizzarsi proprio come essere umano. Ok, se avessimo tutto uguale, questa sessione uguale, lei tutta la sua vita è uguale, tutto uguale, ma sua madre l'avesse cinivaccata da piccola con i cinivac classici, a quanto vibrerebbe adesso? 812 adesso, nell'altro caso, a quanto? Comunque mi dà 200 e qualcosa. Adesso vibrerebbe. Cioè, 200 erotti con i cinivac ipotetici? Sì. Ok. Se avesse fatto anche due dosi del cinivac finto di adesso? No, io ho considerato quelli da bimba, eh. Sì. No, ti faccio una seconda domanda, è ultima. Allora, 70? O 50, 50 o 70 mi dà. 50 e 70. Quindi diciamo che i cinivac dell'infanzia diminuiscono le nostre capacità, vibrazione, eccetera, di 4 volte. Paola è 4 volte sopra quello che sarebbe se. Beh, mandiamo un grande grazie alla mamma di Paola nel portale Aureo, perché per qualunque ragione sia stata presa questa decisione, un grande grazie. Sì. Torna un grande prego dal portale Aureo. Sì. Io spero che i tuoi 7 figli, Paola, anche tu non abbia, vero? Non li hai? No, ah, non li ha? No, sì, qualcosa. Aspetta, dopo te lo dice. Forse solo 2. Va bene. Pioggia da Eternum è per sempre su tutto quello che abbiamo detto, in particolare Pentagono, Area 51. Animali, sementi, contadini, fattorie, società agricole, trattori, tutto. Concime, Monsanto. Cosa possiamo fare quando sarà tutto finito? Iniziate a comprare italiano, iniziate a comprare dalle piccole aziende, iniziate a comprare dalle piccole aziende che producono pasta soprattutto del sud Italia. Non quella dove c'è casa, no, quella non è italiana, quella è una multinazionale OGM. Iniziate a fare queste cose, comprate l'olio italiano d'oliva, non al supermercato, dai produttori. Come faccio? Svegliatevi. Si può.
Ci sono miliardi di siti di vendita che sono lì, che aspettano solo il vostro acquisto. Questo anche è fare. Sveglia. Basta lamentarsi, agite e fate. Messaggio finale di Paola a se stessa. A vedere che scrive. Quasi la volontà di scrivere un po' la sua vita e un po' tutte le trasformazioni ancora che avverranno. Ed è come se questo scrivere le portasse alla memoria altri elementi che vanno a nutrire la Paola di adesso, come se fosse in una sorta di autoalimentazione, che cresce quindi lei sempre di più in grandezza di consapevolezza come essere umano. Che messaggio si lascia? Scrivi, è il primo messaggio. Esci, portati nel mondo. Hai un'enorme grandezza da offrire. Sì. Ovviamente abbiamo chiamato nel cinema, lo possiamo fare adesso come se l'avessimo fatto all'inizio. Passiamo tutte queste informazioni della sessione a tutta la sua famiglia, marito, i figli. Sorelle, fratelli, parenti di tutti i tipi. C'è qualcuno in particolare che noti con una qualche reazione? Due figlie, femmine però. Sedute in prima fila? Sì. Che Sì, fanno? credo siano madri a loro volta, tutte e due. Ed è come se avessero seguito con così grande interesse la madre perché hanno davvero a cuore il futuro dei loro figli, che hanno visto profondamente minacciato su questo pianeta. E vedo che vogliono veramente partecipare ad una profonda trasformazione. Cioè, sono proprio lì con questa fierezza, determinazione. Ecco. C'è una sorella molto poco consapevole con tante punturine. La vedi nel cinema? Quella non l'ho vista. A quanto vibra? Giusto per capire. Più o meno 800 milioni. Ok. 0,8 mentre Paola ha 812. C'è qualcuno che vuole lasciarle un messaggio? C'è qualcuno a cui lei vuole lasciare un messaggio del cinema? Secondo me al marito. Continuiamo a camminare insieme, ce la facciamo. Io lo vedo anche ben predisposto il marito, aperto, come se potesse portare, non so, felicità, buon umore, anche leggerezza. A lei, a tutti. Sì. Controlliamo la casa, il posto in cui lavora, il posto di famiglia in cui lavorano tutti. Posto in cui lavora lei, ni. Diciamo che lei può farlo quotidianamente questo lavoro perché è un posto molto interferito. Collocare gli ad aeternum quotidianamente. La sua casa? Secondo Perfetto. me è già a posto. Perfettissima, sì. Il fuori della sua casa, l'azienda, così. L'azienda c'era qualcosa da sistemare, l'ha fatto.
Sì, un po' di problematiche, di cose, sì, l'ha fatto e ripeterà come processo, sì. Curiosità, insomma, come se fossimo all'inizio della sessione, c'erano disincarnati nella sua casa, terreni, lei che ha questo rapporto, li ha mandati via da sola, li ha aiutati nel loro Casa, percorso? azienda sì. E l'ha già fatto da sola senza accorgersene? Aspetta, che mi dà l'informazione che l'ha fatto nel corso del tempo, adesso a prescindere dalla sessione nell'azienda, ma l'ha fatto anche per la casa, però per la casa non so, era come se riuscisse a farlo meglio, probabilmente perché lei ci è dentro, ok? Invece nell'azienda lei non è presente. Quindi nella casa era pressoché istantaneo, ok? Per l'azienda è stato parziale. Invece durante la sessione l'ha fatto lei in maniera completa, anche nell'azienda. Va bene. Le due vite in Sardegna da Spirit Hunter, diciamo, ci sono ancora nelle sue 709 restanti. Allora ci sono, ma vedo alcuni particolari un po' cambiati delle vite, ma ci sono. Cioè quali? Perché una delle due era rimasta un po' vittima di questo suo ruolo, e invece diciamo che si è riscattata, si è maggiormente integrata a una vita più felice, più consapevole. Va bene, come la vedi? Raggiante, voglia di portare se stessa proprio nel mondo. Babbo Natale c'è ancora? Non c'è più quella nostalgia lì. È come se ci fosse un bel gioioso ricordo. Lei cosa dice in una parola finale? Ma grazie per avervi conosciuto. Ma io direi che noi ringraziamo lei. Sì, È vicendevole. Va sì. bene, disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.